a tutti e bentornati sul mio canale. Che dire, prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno. Di questo sono contento, ma sono davvero davvero soddisfatto. Altra cosa importante, vi raccomando, iscrivetevi al canale, iscrivetevi e portate avanti la parola dell'Adeguan TV. In questo nuovo contenuto parleremo dell'attacco della Juve e dei due problemi che in questo momento ha la Juve. Ma prima di tutto, che dire, iscrivetevi, attivate e andiamo avanti. A proposito, ci sono questa sfida che ho lanciato a 1.000 iscritti entro fine anno. È difficile? Sì. È impossibile? No. Io ho fatto una promessa: se riusciamo ad arrivare a 1.000 iscritti, faremo uno studio, prenderemo nuove tecnologie, ma soprattutto faremo delle live. Però abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro supporto. Noi abbiamo aperto questo canale è un canale libero, è un canale per tutti. Allora partiamo col nuovo contenuto. Ci sono 15 giorni che il campionato di Serie A è fermo per le qualificazioni della nazionale, sperando di andare agli europei, perché c'è anche il rischio di non andare agli europei. Alla ripresa del campionato le prime sei si affronteranno tutte. C'è Milan-Fiorentina, c'è Atalanta-Napoli e soprattutto c'è il super match fra la prima e la seconda, Juve-Inter. In questo momento l'Inter ha il miglior attacco, l'Inter ha la miglior difesa, l'Inter è la squadra da battere. Se andiamo a vedere settore per settore, secondo me portiere e portiere siamo alla pari. Szczęsny, Sommer, difesa e difesa abbiamo alla pari, perché sono tutte e due buone difese che sanno difendersi. Centrocampo è nettamente superiore quello dell'Inter. L'attacco, se andiamo a vedere la carta tra titolare e riserve, dovrebbe essere maggiore quello della Juve, dell'Inter. Però l'attacco dell'Inter è superiore. L'Inter è una macchina di gol, la Juve finora ha segnato solo 19 gol, divisi fra Dusan Vlahovic 4, Chiesa 4, Milik 2, Gatti 1. Poi abbiamo a un gol Gatti, Rabiot, Rugani, Danilo, Miretti, Bremer, Locatelli e Cambiaso. Locatelli è stato 8 gol, però quello sarebbe un 8 gol. Il problema è che l'attacco della Juve, in tutti i quattro giocatori, Dusan, Chiesa, Milik e Kane, hanno totalizzato 10 gol. È davvero poco. È davvero poco. La differenza netta che tu il centrocampo in qualche modo lo puoi sistemare, perché metti Rabiot, metti McKennie, metti Locatelli, metti Miretti, se c'era Pogba o Fagioli mettevi Pogba o Fagioli, ma il problema è l'attacco. Se l'attacco non segna, e hanno giocato tutti e quattro, Milik, 2 gol, uno con Lecce e uno con il Lecce e uno col Torino. Se andiamo a vedere i gol, il valore del gol, quello del Lecce vale 3 punti. Quello del Lecce vale 3 punti perché è un gol decisivo. Poi c'è Chiesa che l'ha divisi in diverse partite, 4 gol. Dusan, 4 gol, però 2 in una partita. 2 in una partita, quello con la Lazio. E il problema è proprio questo: se non si svegliano gli attaccanti, il problema è proprio quello che non si svegliano gli attaccanti. Gli attaccanti non riescono a segnare. Poi possiamo prendere pure il gioco. Possiamo cominciare a parlare del gioco di Allegri, che il gioco di Allegri non va bene, che il gioco di Allegri è troppo difensivismo. Verissimo. Verissimo. Però quando tu sei un attaccante della Juve, hai l'occasione da fare gol. Devi fare gol. Per esempio, col Verona, che siamo andati a vincere la partita al 96esimo, quello vuol dire anche segno di carattere, segno che tu non ti arrendi mai. Ma durante la partita togliamo i 2 gol annullati a Kane. Lo stesso Kane si è mangiato 2 gol. Vlahovic si è mangiato 2 gol. Andiamo a prendere la partita contro il Cagliari. Kane a tu per tu colla davanti al portiere, una se la allunga e l'altra davanti al portiere. Se era un campione, se era un grande giocatore, cercava il pallonetto, invece no, lui si è fermato, ha fatto entrare tutti di mezzo con la messa nel mezzo. Il problema è proprio questo:
la non lucidità quando si tira. Io capisco la parte difensiva e attacchiamo Allegri per la parte che la Juve gioca da schifo, che la Juve giocano 11 dietro la palla e lo possiamo, e possiamo essere consapevoli di questo. Però che Milik, che Chiesa e Vlahovic non riescono a segnare un gol da almeno un mese e mezzo è un dato di fatto. Poi sono stati fermi per infortunio, tutto quello che volete, però il fatto è questo: noi in questo momento abbiamo Vlahovic e Chiesa che hanno 4 gol. Poi qualcuno mi salta Milik quando dentro si vede di una classe superiore. Benissimo. Tabellino vado a vedere il tabellino. Milik quanto gol fa? Segna 2. 2 gol Milik. 2. Kane lotta, grande sacrificio. Vado a vedere quanto gol segna. 1-0. Poi abbiamo 4 difensori perché c'è Gatti, Rugani, Danile, Bremer, sono 4 difensori. Abbiamo 2 centrocampisti, Locatelli e Rabiot a segnare 2 gol. Che anche il centrocampo, non è che il centrocampo tu dici abbiamo l'attacco che non segna, abbiamo il centrocampo che segna. Poi siamo bravi che riusciamo a segnare un gol e lo difendiamo con le unghie, con i denti. Però ci deve essere qualche svolta e la svolta la possono dare solo i due attaccanti. Sono due attaccanti che tutti e due prendono un bello stipendio. Poi io non giudico gli attaccanti dallo stipendio. Loro hanno chiesto quello, la società gli ha dato quello e allora noi dobbiamo stare zitti. Però il problema è che noi abbiamo preso Vlahovic come quando abbiamo preso, che dicevamo che era ai livelli di Haaland. Ora Haaland è tutta un'altra cosa. Haaland è tutta un'altra cosa. Haaland è tutta un'altra cosa e Vlahovic si è fermato. Vlahovic si è fermato. E però, a differenza dello scorso anno, non vedo un Vlahovic nervoso. Vedo un Vlahovic che lotta, per esempio, contro il Verona, quando ci sono state annullate 2 gol, ha detto: andiamo, continuiamo, continuiamo, che lo segniamo l'altro gol. E qui c'è un mix che si deve sistemare. Bene la difesa totale, mi sta pure bene se porta in 3 punti. Però gli attaccanti devono svegliarsi, gli attaccanti devono stare sul pezzo, gli attaccanti devono cominciare a portare a casa i gol. Perché Chiesa 4 gol, Vlahovic 4 gol e Milik 4 gol non è un buon segnale. Perché poi devono segnare pure i centrocampisti. Però a questo punto, se non mi segnano gli attaccanti, chi deve segnare? Chi deve segnare? E parliamo che il gioco fa schifo. Qualcuno dice sì, però Allegri non li fa segnare. Anche vero, però vediamo ora in nazionale. Se il problema è Allegri, se in questo momento il problema è il gioco di Allegri, ora che Vlahovic va in nazionale serba, dovrebbe segnare. Chiesa va in nazionale italiana con coloro che lo definiscono l'allenatore più bravo in questo momento italiano, che Spalletti. Sia Vlahovic che Chiesa devono segnare. Se Vlahovic e Chiesa segnano in nazionale, vuol dire che il problema è Allegri, è il gioco di Allegri. Ma se Vlahovic e Chiesa non segnano in nazionale, vuol dire che il problema è pure loro. Devono stare più concentrati, devono stare meno nervosi e soprattutto cominciare, come dico io, a azzeccare la porta, a prendere la porta. Perché Vlahovic mi fa contro il Verona 4 tiri in porta, ma neanche uno nello specchio. Tutti alto fuori. Tu provo a cominciare ad ammirare la porta, perché se tu cominci ad ammirare la porta, prima o poi qualche pallone entra. Perché io sono consapevole che sia Vlahovic, che sono no, due giocatori buoni, due top player. Chi dice che non sono top player è in malafede. Chi dice che non sono top player è in malafede. Chi esalta più Kane è perché poi quando gli dici sì, stai esaltando Kane che è meglio di Vlahovic, poi Kane ha avuto 2 occasioni mentre la porta le mangiate, lì però non parlo. Io sono consapevole che Vlahovic e Chiesa sono due top player, però mi spiace dirlo che almeno per il momento non l'hanno dimostrato. Chiesa prima dell'infortunio sta facendo belle cose, dopo l'infortunio c'è sempre il problema dell'infortunio. Lui questa cosa se la deve dimenticare, deve cominciare a giocare. Vlahovic, o il gioco d'Allegri, non il gioco d'Allegri, deve cominciare a segnare. Deve cominciare ad essere devastante, deve essere il centravanti che abbiamo preso. Poi Allegri deve migliorare anche il gioco, perché
un gioco difensivismo come l'abbiamo visto finora non piace, però lì deve essere qualcuno della società a dirlo, perché finché lo dicono, lo diciamo noi tifosi, lo dicono i giornalisti, non lo fa, ma se comincia a dirlo qualcuno della dirigenza, forse cambierebbe questo gioco. Signori miei, andiamo allo scontro decisivo, contro l'Inter, con i due portieri alla pari, la difesa alla pari, un centrocampo superiore al nostro, non di uno scalino, ma di 3-4 scalini, un attacco che deve essere superiore al nostro, ma per il momento è loro superiore. Speriamo che per Juve, Inter, Vlahovic e Chiesa riprendano la via del gol. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao!